Signore e signori, siamo arrivati al quarto giorno del Group Stage, l'inizio del girone di ritorno. E vi ricordiamo, sono quattro giorni di azione. Ogni singolo giorno andremo a guardare un singolo gruppo, e ci saranno sei, almeno sei match da disputare. Bentornati qui su PG Sports in compagnia oggi in apertura di e Arena per questa giornata. Group Stage Day 4 già anticipato dal mio collega. Si passa ad una fase completamente diversa, si passa sia alla fase di ritorno, ma si passa anche ad un sistema nuovo, si passa anche ad un sistema che adesso va a premiare non il sapersi preparare qualcosa di un pochettino cisy per la singola partita, per la singola giornata, no, adesso si va a premiare la resilienza, adesso si vanno a premiare quei team che riescono in una singola giornata ad affrontare tutti gli avversari che hanno di fronte a loro nel loro gruppo E uscirne eventualmente vincitori La prima sfida La stessa sfida che ha aperto il group stage Abbiamo Fanplus Phoenix contro DK E abbiamo i Fanplus Phoenix che, come potete vedere la stanno prendendo un pochettino Tranquilla Cercano il chill Cercano di non arrivare stressati alla partita Perché sappiamo benissimo il livello di gioco del team Quanto alto possa essere Se effettivamente però i DK continuano a performare Come stanno performando Saranno un avversario davvero ostico Abbiamo visto pochissimi rallentamenti da parte dei Damwon. Sono sempre stati questo team con questa aura di invincibilità e nonostante magari qualche virgola fuori posto nei giorni successivi al primo li abbiamo visti sono virgole sono cose Già. che non fanno grande differenza nel discorso generale e se il discorso generale è siamo qui per distruggervi eh, eh, fa un po' tanto male per ogni singolo team che li ha affrontati vedremo come andrà perché in ogni caso i Fan Plus Phoenix hanno dimostrato un livello altalenante ma anche loro con, con delle punte alte molto alte i Fan Plus Phoenix però sono stati effettivamente stompati dai da Monchia nel match di apertura magari non ci si aspettava lo strapotere di un campione come Yumi, magari non ci si aspettava divertirsi Vederei da Monchia così omogenei come team durante questo mondiale, ma in ogni caso adesso è arrivato il momento della resa dei conti, è arrivato il momento dove sai qual è il livello del tuo avversario, sai cosa stai andando ad affrontare e per fortuna hai anche avuto la possibilità di saggiare il meta in generale di questo mondiale e di capire quelle che sono le power zone principali durante questo group stage, perché come sempre, come ogni mondiale ci insegna, dal playing al group stage non importa il non cambiare patch, il meta cambia. Il meta cambia e non poco perché i, i team del group stage già preparati, già con più tempo anche per potersi allenare a confronto con quelli del plain. Arrivi al plain, devi farti una settimana di competizione. Arrivi al group stage, hai più settimane per poterti allenare, in, tra in grande tranquillità. Guardiamo un po' il programma di oggi, FunPlus Phoenix e Damon Gaming Kia ad aprire subito dopo Rogue contro Cloud9, l'Occidente che si scontra pur di cercare una chance di vittoria e di passare alla fase successiva. E già qui abbiamo la nostra prima gioia. Effettivamente se due team occidentali si scontrano tra di loro, vuol dire che almeno un team occidentale vincerà almeno una partita oggi, yeah. che è più di quanto abbiamo potuto vantare nell'ultima giornata di mondiale, dove l'Occidente è stato spezzato da uno 0-6. Pensa però, effettivamente l'Occidente sta migliorando. L'Occidente quest'anno è riuscito in una singola giornata a fare quello che ai TSM era stato richiesto un intero mondiale per fare ovvero 1-0-6 ma questa è una storia che poi lasceremo ai posteri detto questo cosa ci aspettiamo anche da questo occidente Rog si sono dimostrati in forma Ansama è davvero in forma smagliante però ancora gli manca quel mordente, gli manca quel punch in manca quella, qu quel salto in più per salire sopra la barra, per i Cloud9 devo ammettere che invece la retta via sembra un pochettino smarrita e mi chiedo se oggi potranno rappresentare una minaccia per questi team Ricordiamo anche una cosa, è stato già specificato anche se di passaggio prima dal mio collega, almeno sei partite oggi. Perché almeno? Perché, in caso di pari merito in classifica, in caso andate e ritorno dovessero risolversi con un uh, ribaltamento totale del tavolo di gioco, allora avremmo spareggi. Sì, dobbiamo andare a determinare soltanto due team che passano al knockout stage e di conseguenza. Non possiamo avere dei pareggi perché se ci troviamo con due team sul 3-3 o due team sul 4-2, qualche problema si viene a creare. <ride> Quindi, eh, detto questo, andiamo a pensare o ragionare un po' quello che è stato il meta fino ad ora, anche quello che abbiamo visto da parte di questi team. Damon, li abbiamo visti un po' a tutto tondo. Pronti a, a sguinzagliare qualsiasi arma a loro disposizione chiaro? Sì, da Monchia hanno vero impostato la composizione attorno a Yumi Che vediamo comunque nei pick più presenti di questo mondiale Ma la vediamo pari merito Più presenti, intendo proprio cioè, tra i campioni più presenti sì, sì, Perché sì, sì. pick più presenti in realtà l'abbiamo vista molto più bannata che piccata Il punto qual è di questa Yumi? È che va a monopolizzare, sì, le draft Perché ci si costruisce tanto attorno Ma ci sono altri campioni che attualmente mantengono un power budget gigantesco pensare che l'unico 100% attuale del mondiale sia effettivamente lisin un campione che sappiamo benissimo arriva a splendere appena si entra in un circuito che dà della pretesa meccanica tante ricompense di conseguenza un campione come lisin che quando utilizzato al suo 100% splende adesso siamo in una situazione salute dove possiamo ah. effettivamente dare il 100% parlando dei due jungler è lì che vediamo il divario più grande in questa partita perché da Monchia ha vantano canyon Canyon è in questo momento probabilmente il miglior giocatore di questo torneo. Miglior... Punto, sì, neanche sì, si... Jungler, no, ecco, Giocatore eh, a tutto tondo. Probabilmente il miglior giocatore di questo torneo, quindi figurati tra i Jungler solamente quanto riesce a splendere. Canyon ci ha dimostrato di poter giocare qualsiasi tipologia di campione. Ci hanno fatto vedere come hanno impostato su campioni meccanici, ma anche su campioni lineari come era il suo Trundle. Canyon fa dell'intuizione e del decision making le sue carte più forti. E devo ammettere che il decision making è quello che in questo momento sta facendo da spartiacque per l'incredibile divario che stiamo vedendo tra Oriente e Occidente. Perché non stiamo vedendo un brutto gameplay da parte del, dell'Occidente, stiamo vedendo comunque dei giocatori meccanicamente molto capaci, stiamo vedendo delle draft interessanti a tratti, delle draft molto a proprio agio ad altri. Ma non stiamo vedendo mai quella decisività che porta i team occidentali a dire abbiamo un vantaggio e è arrivato il momento di concretizzarlo. Invece per DK la situazione non è un problema, è proprio una, una questione che non si pone per loro. Sono molto coordinati tra di loro, riescono a giocare bene di mappa. Le loro rotazioni sono quelle che mi impressionano perché sembra davvero che stiano ogni volta seguendo il loro filo di Arianna lungo la mappa. Non hanno mai il minimo dubbio su dove devono presentarsi e quante persone devono esserci attorno ad un obiettivo per conquistarlo. Esattamente, hanno anche il modo di potersi organizzare precedentemente. Proprio sembrano avere un piano in testa e di leggere, che sono in grado di leggere le intenzioni dei loro avversari. Non è Tem che il piano ce l'hanno in testa perché dicono è già scritto quello che devono fare e, e poi devono reagire di conseguenza se qualcuno fa qualcosa di diverso. No, si rendono perfettamente conto di quello che stanno facendo gli avversari e ci giocano attorno con una magnificenza unica, davvero, <ride> davvero unica. Pablas Phoenix un pochino più caotici, però si comincia eh, finalmente eh, a vederli ingranare. Il primo giorno contro i DK deve avergli dato una bella batosta, ma si sono ripresi molto in fretta. Si sono ripresi perché almeno non... Allora, va detto una cosa. Si sono ripresi perché... Bisogna discutere dei fan Plus Phoenix che sono arrivati a perdere contro i DK e a giocare comunque delle partite traballanti contro gli altri due contendenti, mm. specialmente la partita contro i Cloud9. Al di là della gioia mia personale come essere umano del vedere Malzar in corsia centrale, non è stato un Malzar splendente nei primi minuti, sono stati dei Fnatic Phoenix che stavano rischiando seriamente di perdere quella partita, sono andati sotto pesantemente in gold, kill, pressione sulle torri. Poi i Cloud9, essendo comunque un team noto per la loro educazione, hanno deciso Comunque, di non vincerla nonostante potessero farlo, che carini. ma i fan plus Phoenix secondo me devono fare un ulteriore step up. Sono tra i team che devono fare lo step up in questo gruppo. In questo gruppo l'unico team che ci abbia veramente convinto sono i da Munchia per tutti gli altri, secondo me, il secondo posto è ancora una soluzione plausibile. Ecco, da contestare. E i Rogue, anche loro, nelle loro sconfitte, nonostante tutto, ci hanno dimostrato che la grinta c'è, la voglia di fare c'è, ma come hai sottolineato prima, manca quel pancino iniziale, manca quel decision making necessario per fare la differenza. E stavo stavo guardando l'altro giorno su Twitter come ci fosse anche un po' di espressione su quello che... Uno dei problemi, secondo Clement K. Chu, è come viene discusso molto della terminologia di League of Legends e come anche l'Occidente abbia una visione diversa di League of Legends, di come certi pick, certe idee in draft non, um, non, riescono a, non riescono a funzionare bene. Perché non si ha l'idea di come chiudere a modo, come chiudere a modo una draft, come chiudere a modo quello che è un piano completo per permettere la funzionalità della draft, che è un po' quello che stiamo vedendo all'Occidente. Vedi delle draft che sono giuste. Ma non, so, non hanno proprio quella chiusura che dici Wow, ogni, ogni buco è coperto Ogni falla è tappata Mi viene in mente la draft dei DK Quella del primo giorno di cui parlavamo Ma uh, andremo poi ad analizzare con i campioni Davanti ai nostri occhi più in profondità questo dettaglio Per adesso invece vorrei analizzare Quelle che sono le nostre prediction Perché vorrei capire anche come ci si muoverà oggi Moonboy fiducia ai fan plus Phoenix Interessante Moonboy in realtà a giudicare dalle sue prediction Penso voglia il caos in questo gruppo Penso che voglia tiebreaker a destra e a manca. Ma, ma volta le spalle all'Europa e questo non possiamo perdonarglielo. Io invece no, ho dato fiducia all'Europa proprio contro i Damon, ma non contro i Plus Phoenix, secondo me. Ok, ammetto che Lo è so particolare che... come lettura. È, è, una, è una palla curva, perché secondo me contro i Damon ancora, ancora ci potrebbero riuscire con dei buoni team fight. Contro i Plus Phoenix, invece, un po' il caos volge a favore dei Plus Phoenix, quindi li vedo trovare più successo i fan plus phoenix vedremo vedremo come andrà in ogni caso parlando appunto di come questi team si andranno ad affrontare la prima pietra da mettere a terra oggi è questo scontro tra Elsie lck e del pl i Damonchia monchia sono ancora così in forma da non poter essere affrontati i fan plus phoenix riusciranno a trovare una soluzione le due domande sono queste che aprono la giornata e se sappiamo una cosa è che la giornata si è aperta con questo match up già in apertura del group stage e si è aperta con tanto spettacolo quindi se è vero che abbiamo degli interrogativi che ci portano ad avere delle Incertezze, è anche vero che oggi ci aspettiamo delle gran belle partite. Signore e signori, è il momento di iniziare il quarto giorno di Group Stage. Signori, signori, quarta giornata di group stage. Parliamo di sfida forti, eh? Parola di sfida sì. molto forti da parte dei vari giocatori. Il fatto che comunque alcuni dei giocatori non abbiano proprio neanche considerato altri team. Leggere dei Damon Kia che in questo momento vedono come unico sfidante di questo gruppo i Fan Plus Phoenix. Vedere i Fan Plus Phoenix che puntano alla vetta, ma che devono prima affrontare questa prima pietra miliare della giornata di oggi. Beh, eh, signori, l'hype si scrive da sole: le narrative si scrivono da sole. Ma quello che non si scrive da sola è la selezione dei campioni che andrà a decidere chi riuscirà a dominare già dalle prime fasi di questo game quindi io inizio anche a prepararmi mentalmente a vederne di ogni perché stavolta c'è un'inversione di side sono i fan plus phoenix a giocare blue side niente yumi b1 per i dk o forse sarà yumi b1 per i fan plus phoenix potrebbe essere una selezione che vanno a proporre ma tutto dipende da che cosa gli concedono i damwon sono curioso di vedere i damwon red side contro i fan plus phoenix questo mi incuriosisce sempre vedere i due lati del matchup ed è anche il motivo per cui amo la fase di best of five perché vedi l'evoluzione di un team all'interno di una draft, il modo in cui ragionano, il modo in cui si adattano a quelle che sono state le difficoltà, ma anche i punti forti. Parlando di punti forti, quali sono stati i punti forti che secondo te possono cercare di bloccare? Perché la mia prima apertura vuole essere proprio sulla giungla, secondo me, i Fan plus Phoenix devono tenere a bada la giungla. Vuoi provare a bannare canyon? Magari non, magari non bannare ma magari in draft andarlo a mettere in una strettoia magari andare a bloccare la priorità delle corsie magari andare a bloccare l'idea che Canyon possa giocare una mappa completamente libera grazie agli enchanter di Beryl ok su quello, quello, su quello mi, so, mi trovo già più d'accordo magari soprattutto sul tirare fuori la priorità, eliminarla per i laner, i solo laner soprattutto di Damwon è qualcosa che posso, posso concepire dico ok lo vedo succedere non è comunque facile, non è che cioè hai comunque delle sole lane forti, hai delle sole incapaci di poter dominare anche già da sole e semplicemente facilitano il lavoro di Canyon di molto, ma Canyon si può adattare e questa è la difficoltà di affrontare i Damon. Le draft diventano questo inferno e ogni volta puoi provare a proporre qualcosa che ti vada a bloccare un elemento piuttosto che un altro. E secondo me, forse sulla corsia inferiore potresti provare a metterli più in difficoltà. Ok? Ok, mi piace come piano, magari andando a prendere qualche hyper carry per LWX, qualcosa come Aphelios costruendoci attorno, eh. magari attraverso un fresh. Perché no? Mi piace anche come proposta. Alla fine, voglio dire, stiamo comunque parlando di LWX, non stiamo parlando di un giocatore nato ieri, ma stiamo anche parlando di un giocatore che ha dimostrato storicamente un livello un pochettino instabile di gioco. Signori, siamo in selezione. Ci siamo. È arrivato il momento di entrare in draft. E il primo ban è Draven. I Fap Plus Phoenix non vogliono concedere a gol. L'opportunità di giocare qualcosa di così aggressivo. Rimosso prontamente Lucian in risposta? A Lucian, i DK penso abbiano anche imparato a temerlo come campione. Abbiamo già visto i DK andare ad affrontare dei Rogue con un Lucian particolarmente aggressivo nelle mani di Ansama Rimozione solo sui tiratori, ma adesso non sono più tiratori da corsia inferiore. Abbiamo la rimozione su Graves Un campione che Khan ci ha già dimostrato Che sa pilotare in ogni tipologia di matchup Che ci debba giocare contro Che debba essere lui a giocarlo Khan conosce ormai quel campione alla perfezione Non vuoi lasciarlo in questa draft No, assolutamente Rimosso Kennen, bella idea questa parte di Damwon Non concedere a Nuguri un campione così opprimente e pericoloso. Eh? È il suo Penso... campione, è sì, proprio il suo sì. Signature Pick numero uno, è un campione della quale conosce ogni dettaglio come prima stavamo dicendo per Khan. Nukuri però con un campione come Khan rischia di distruggerti la mappa e quindi non glielo vuoi lasciare. Chiaro. Rimozio... Rimozione di Leblanc, anche lei ormai quasi sempre presente all'interno del draft, non è al 100% come Lisin, Sin, ma si avvicina e non poco. Lisin non viene bannato, quindi uh, vedremo se gli FPX decideranno beh. di dare a TN il B1. Yumi viene e, e rimossa a Blue Side. Ha una skin di Lisin, penso che glielo prenderanno. È vero, ma c'è anche Irelia. Oh. E Doinvi ha la possibilità di giocare finalmente la sua Irelia da corsia centrale. Viene comunque selezionato l'Isin e purtroppo tiro un triste sospiro in questo caso. Perché una delle cose che secondo me sta limitando di più questi FPX è il fatto che Doinby venga quasi costantemente relegato a fare da pastore di mappa. Vedere Doinby su campioni come Malzar, come Galio stesso, vorrei vedere Doinby con qualcosa di molto più aggressivo e meccanico. Vorrei vedere Doinby con un carry, vorrei vedere Doinby in grado di prendersi risorse per sé, non doverle dare agli altri e poter fare quella macchina da 1v9 che conosciamo in LPL. E Infatti, vedendo Twisted Fate adesso potrebbe essere un buon lock Silas per la corsa centrale dei Fan Plus Phoenix. Avresti già del danno magico, e del danno fisico dalla giungla. Potresti proporre magari una lenda a doppio danno magico. Sappiamo che Nuguri adora i campioni AP. Kennen è un esempio, ma ce ne sono anche altri sulla corsa superiore. Vediamo che cosa decidono di chiudere adesso però, perché i DK potrebbero ancora mettere i dalla propria, ma dichiarando così il volerla giocare top, esponendosi ad eventuali counter pick, infatti decidono invece di consolidare la corsia inferiore. Sarà Miss Fortune per Ghost e ha tanti supporti ancora con i quali lavorare, c'è Rakan, c'è Leona, quindi non è una Miss Fortune priva di supporto. Ha la possibilità di sfruttare la presenza semi-globale di Twisted Fate dalla mid lane, quindi DK immagino vogliono costruire attorno a controlli forti. Adesso chiudere con Leona in R3 per loro sarebbe eccellente, ma gli FPX devono loccarmi quelli Relia. Devono. A questo modo avresti una corsia centrale eccola, eccola lì. Confermata. Potrebbe essere una corsia centrale ma anche una corsia superiore. Vediamo come, cosa vanno a selezionare come Blue 3. Io voglio vedere Doinbi con Irelia perché. Allora, Doinbi mi rendo conto che tanta gente non l'ha seguito durante la stagione regolare. Ma la sua Irelia è stato il suo pick meccanico numero uno durante questo Summer Split. Irelia è stato un campione che nelle sue mani riusciva veramente a vivere secondo il nome di danzatrice delle lame perché ha delle meccaniche così fluide nel continuare a resettare le sue animazioni. Che sembra davvero che Relia sia un campione diverso quando ha giocato da lui. Mentre R3 Leona è esattamente quello che mi aspettavo di vedere, specialmente considerando TF, tra i vari campioni che possono affiancare Miss Fortune in buona sinergia, Leona è quello che i DK devono mettere da loro. E infatti viene loccata. Adesso, seconda fase di banda da parte di Damwon Vediamo con cosa cominciano a bannare, su cosa ti concentreresti a livello di ban, ora che sei iniziato corsia inferiore e centrale. Beh, allora, è difficile cercare di indirizzarsi su una delle due perché di, intendo solo lane, perché effettivamente Irelia è un flex. Irelia, nonostante la vorrebbe tanto vedere nelle mani di Dominbee, può essere tranquillamente un Irelia top. E infatti i DK immediatamente vanno a bannare Silas, perché devono tenere a bada la possibilità di counter, piccare Twisted Fate e giocare la mappa di conseguenza. Irelia è un carry molto flessibile e indipendentemente dal sistema di riferimento può funzionare indipendentemente dalla possibilità di giocare o un uh... non lo so, stavo pensando o a dei counter o effettivamente a un campione che sia neutrale contro di lei. Ecco un campione il è che... Gwen oh. ok Mm. Se banni Gwen vuoi giocare qualcosa che si trova in difficoltà contro duellanti top lane Però selezionando solo Gwen Eh Camille Quando vai a bannare Gwen quello che vuoi mettere top side è Camille Camille TF è un'ottima combinazione mm. Però così lo vai a dichiarare Quindi eh, mi chiedo se gli FX abbiano qualcosa di pronto L'emozione di Aatrox nonostante il setup su Camille mm. Ok Sono molto curioso adesso di vedere che cosa seleziona di DK Camille, R4 e lasci il pick finale alla giungla per permettere a Canyon di gestire tutta la composizione avversaria o un flex di Poppy in giungla per Canyon contro Lee Sin e tanta roba se la loccano adesso. Sarebbe molto intelligente perché in caso ci sia un top laner che puoi andare ad affrontare con Poppy e magari una chiusura che uh. mette in posizione di discomfort Poppy sì, è molto molto intelligente. Ok, ce l'abbiamo. Abbiamo Poppy e in realtà non sappiamo ancora per chi Può essere la Poppy di Canyon, può essere la Poppy di Khan. Sappiamo che è Poppy però, è eh, che è un campione che dà tanto fastidio alla composizione degli FPX. Che se dovessero effettivamente chiudere con Alistar contro Poppy, possiamo chiedere alla regia di skippare direttamente alla prossima partita. Un po' indecisi. Anche Brom... Brom... Brom. Uh, ok, stai comunque dando valore a quella Poppy. Stai comunque draftando campioni difficili da utilizzare contro quella Poppy. Uh, mm. Posso ripetere la frase? Mm. Ragazzi, i campioni uh. che scattano non funzionano bene contro Poppy. Oh, raga, draftiamo più scatti! No. Allora, l'idea è quella di avere così tanti dash aggressivi che Poppy non possa bloccarli tutti. E sì. la classica situazione: vai a giocare qualcosa che uh, funziona indipendentemente da Poppy. Perché hai così tanti scatti che uno verrà utilizzato per baitarla e gli altri sei libero di utilizzarli. Sì, schiaccia Però... la talpa in pratica. Sì, 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 assolutamente. Però non riesco a non essere perplesso da questa draft dei Fanplus Phoenix. La chiusura è molto strana perché abbiamo quindi un Gragas top che dovrà gestire un Jace. Tra l'altro, Jace è draftato in Gragas. Quindi, anche da parte dei DK, la risposta è audace a dir poco. Se Gragas prende un minimo di vantaggio, abbiamo detto che Nuguri adora i campioni AP, allora hai la possibilità di continuare ad ingaggiare, ingaggiare, ingaggiare quello Jace. Non lo so, eh, sono due draft che si sono chiuse in maniera strana e dicevi prima a volte non tutti hanno un'idea chiarissima di come muoversi da questo punto di vista. Per adesso questi due team hanno messo una firma poco leggibile. Sì, è che quel discorso era per dire eh no, ma l'Oriente ha proprio un modo di ragionare diverso le draft. Beh, uh, che dire? Vedremo, vedremo La perché poi in questo draft, ma in un modo non non previsto allora di Poppy sappiamo una cosa che è una Poppy giungla e che quindi sarà molto probabilmente una Poppy bruiser quindi sì. una Poppy che arriva dalla può essere predatore scatto fasico, ma comunque da un setup di rune che le dà mobilità e che si porta poi sull'annientatore divino per essere una Poppy di impatto una Poppy con kill potential una Poppy che quindi può andare a scambiare con il jungler avversario Poppy va ad hard counterare Lee Sin lo sappiamo benissimo è sempre stato uno dei suoi nemici numero uno e... Sono curioso di vedere come i fan Plus Phoenix ci vogliono giocare attorno. Basta prendere visione su Poppy, tenere quasi costante la pressione di corsia per avere costantemente visione profonda e aggirare Poppy. Praticamente Lissina sta giocando da un gioco dell'orrore. Signore e signori, è il momento di entrare sulla landa degli evocatori per il primo match di oggi. Fan Plus, Phoenix Blue Side, damwon One in Kia, Red Side. Comincia l'azione e... Tutti e due i team si stanno spostando sulle sidelane. Sì, tra l'altro, come quintetto, parlavamo del dover aggirare qualcuno, qui i due team si stanno inavvertitamente aggirando a vicenda. Beryl, probabilmente, per lui sarà un lume nel cespuglio centrale e un reset verso la lente dell'oracolo. Mentre da parte di Miss Fortune una copertura sul quadrante di giungla inferiore. Tutto molto standard per i DK. Fan Phoenix, lente dell'Oracolo, che non trova nulla, invece. Da parte di Crisp. Era partito con quel lume, ma per ora nient'altro da parte sua uh, trovo interessante comunque l'idea che i Fan Plus Phoenix si siano voluti muovere in uh, 5 perché, allora intanto eh, vorrei partire dai setup, perché abbiamo per Nuguri la cometa per Nuguri non abbiamo quello scatto fasico per il trade in e trade out, abbiamo un Nuguri che vuole giocare molto aggressivo in corsia e continuano ad abusare della fase senza sustain di Jace Jace quando va a chiudere poi anche solo uno scettro vampirico da trasformare in un Eclissi inizia ad essere più importante da questo punto di vista per quanto riguarda invece i DK a livello di setup abbiamo doppio scatto fasico, abbiamo un team molto mobile, Showmaker sta giocando un pick da utilità e quindi abbiamo un Jace e una Poppy che possono muoversi bene attorno a quei team fight per rispetto il WX stanno aspettando vittime ignare ma Tian che inizia top side vuol dire che Nuguri si giocherà la top lane in grande tranquillità Sai, stavamo vuole... Ragionando sul momento interrompo mm. sulla presenza di Gragas, perché da un lato Lee Sin effettivamente non può fare molto, contro Poppy non si può inserire, viene bloccato, viene facilmente falciato poi dal resto dei compagni di squadra se si parla di schermaglie. Ma per quanto riguarda invece Nuguri, una delle cose chiave di Nuguri dell'utilizzo di Gragas in questa partita è avere dalla propria il barile esplosivo. Nuguri dovrà sempre trattenere nel momento perfetto quel cooldown, perché deposizionare Poppy e permettere quindi un ingaggio dei propri scattanti in profondità. Andare magari a bloccare, o una Superman di Misfortune o l'ingresso sul flank di una leona o di Poppy stessa. Diciamo che Nuguri ha tante responsabilità se vuole far funzionare questa draft. Mm -mm anche grande funzione di disengage, separare i due, il team in due. Esatto. Le opportunità, e le possibilità sono altissime, ma come ho sottolineato, vuol dire soltanto aumentare la responsabilità di quel Gragas. Una cosa che trovo interessante, però, è vedere Doinb con Irelia. L'abbiamo detto prima. Nonostante volessimo vedere un carry iper aggressivo nelle mani di Doinb, e Irelia siamo soliti percepirla come carry iper aggressivo. Doinb è solito utilizzare delle build molto difensive su Irelia. Il fatto che si vada a trovare contro una singola fonte di danno magico non so quanto in fretta vada ad obbligare nel suo inventario eventuali speranze perdute, uh, perché Doinb è quel giocatore di full bruiser Irelia che va a prendere la succhia sangue, il pegno di Sterak, gioca spesso attraverso terzi oggetti difensivi come possono essere dei Randuin o addirittura della del Gargoyle. È un campione che nelle sue mani sfrutta principalmente l'elevatissimo danno flat che ha all'interno del suo kit per continuare a rimanere in combattimento e giocare attorno a quello. Per ora Showmaker Canyon qua che... Qua hanno provato a congelare, ma, oh no! e evitare a congelare. Oh, peccato. non auguri per i ritardi. dicevo, cioè Minker e Canyon erano insieme lì a provare a evitare che Irelia congelasse vicino alla struttura. Anche per evitare che Lisin potesse intervenire. Lisin che si è preso l'argo granchio bot side contro Poppy. Che solo ora si è presa l'argo granchio top side. E lo di Khan per tornare in fretta in lane. Sì, doveva prendere quello scettro vampirico, come ti dicevo, quello era un Gragas che voleva abusare della fase senza sustain di Khan, la fase senza sustain di Khan è durata tre ondate, fine. <ride> per Poppy un paio di secondi di ritardo nell'ingaggio sul campo dei Krug, quindi comunque la rotazione di Tian è in apertura più pulita di quella dell'avversario e come possiamo vedere questo sta garantendo a Tian secondi importanti sul reset. Uh, teletrasporto anche da parte di Nuguri, per lui lacrima, se da un lato abbiamo Khan che vuole sustain di vita, Nuguri vuole... Vuole il sustain di mana e i due continueranno a scambiare così. In Uguri abbiamo già compreso come voglia andare più verso una build a potere magico, ma ricordiamo: la Lacrima spesso e volentieri viene poi accompagnata da una build più tankosa e non soltanto da potere magico. È una cosa che è fattibile, quindi, vedere la Lacrima non ci dà neanche un'idea chiara di quale direzione voglia prendere. Quante volte abbiamo visto Lacrima 360 cariche e una build full tank su Gragas. Assolutamente. Per quanto non è questa la partita dove vorrei vedere una cosa del genere perché non è una draft di quelle che proprio sparpagliano danno dappertutto. La draft dei Fanplus Phoenix è una draft che se vuole far danno deve utilizzare comunque un Irelia dentro al team nemico per tanto tempo mentre Jin crea copertura e questo Ok, dà tante responsabilità a Doimbi, ma Doimbi se le può prendere. Ma dall'altro lato, ti porta ad avere, in caso di un unguri tank, un danno che non basterà, superato un certo minutaggio. Aggiungo tank in uh, 2021 al Mao. <ride> ok, questa era tipo... Ok, no, no, non me l'aspettavo. Eh sì, eh, la, la mia analisi sullo stato attuale della categoria. Aiutate i tank, gentilmente. Grazie. Canyon deve tornare in fretta nella sua giungla. È sotto visione, però. Questo è un campo che viene completamente perso. Mm -mm. E questo è il merito del giro che stavamo descrivendo prima da parte di Tien. Il fatto che Tien abbia risparmiato quei 10 secondi sulla rotazione iniziale gli ha permesso, con la priorità a posto del trasporto di Doinb, di andare ad ingaggiare direttamente sui campi nemici. Canyon qua che vorrebbe intercettare Doinb. Impeccabile che non va a segno. Tien e Doinb che Continuano a rimuovere le visioni avversarie. Kenyon semplicemente investirà un po' di tempo a rimuovere col lume di controllo. Adesso Showmaker, intanto, è tornato in base, ha farmato in libertà comunque sotto di farm e non di poco Showmaker normale considerato che devi rispettare il potenziale di trade di Relia. e quella è un Irelia da Iron Spike Whip oltretutto quindi fa molto più male di quello che molti si aspettano sì Irelia contro Ranged sappiamo che è tendenzialmente un matchup dove Irelia è felice Irelia per lei è comodo andarsi a inserire nei frame di attivazione ma attenzione set at fate si sposta ad upside. Nuguri prende tempo col barile esplosivo. ma Khan e Showmaker gli taglieranno la strada arriva eh... anche la smaltellata parte dei Khan c'è cioè pure Canyon non penso in c'è il bisogno. First blood per Khan Anche troppo semplice, anche troppo semplice davvero. Lane management perfetto da parte di Khan Congelamento, forzano Uguri alla pressione. Abbiamo Showmaker. Che mentre Canyon stava litigando con i lumi di Tien e doing, ne ha approfittato per resettare. Arriva il destino senza possibilità di remissione dell'azione, e niente da fare per il povero Nuguri che cade. In tutto ciò, almeno botside, abbiamo visto Tian che. È riuscito a prendersi questo primo drago, un drago infernale che va a regalare statistiche bonus. Contentissimi di ciò. E abbiamo già il dubbio rimosso ah, da parte mamma. di Noguri. Ah, che esperienza mamma. persa! Ah, che dolore. E ha anche dovuto guardare il blue buff. Do Sapeva che avrebbe perso tutti quei minion. Diceva, vabbè a sto punto difendo anche la mia giungla. Potere magico per Gragas. Sì. Quindi vuole andare aggressivo e meno male. Questa fa male per il povero Nuguri perché il punto dell'ondata dove era stato congelato da parte di Khan la top side per permettere l'aggressione a Nuguri aveva poi portato un bounce back della wavered side ed è questo che è stata la chicca meccanica da parte dei DK. Quando ti dico lane management perfetto lo dico da ogni punto di vista perché da lì in poi i DK hanno fatto perdere diverse ondate di esperienza e farma a Nuguri e il divario tra i due top planer... Si va ad incrementare ulteriormente perché hanno lasciato la kill a Khan, un Khan che ha letalità adesso e che gioca contro zero armatura, che ha anche lui una lacrima per continuare a combattere e che a differenza di Gragas ha anche qualcosa per andare a rigenerare il proprio mana. Ricordiamo che gli autoattacchi di Jace in forma martello ripristinano mana. Noguri, ritorno per lui in top side adesso. Che proverà per quanto gli viene possibile a farmare dalla distanza. Il cooldown dei barili rotolanti diventa sempre più basso. Più scala i livelli e più ottiene ability haste. Arriva un punto in cui lasciare il tempo di, di carica massima al barile praticamente porta il barile a essere senza cooldown. Sì, puoi continuare a spammarli, ma soprattutto quello che Gragas vuole fare in questa partita, l'abbiamo detto è spammare le sue supreme, spammare le sue panciate per continuare ad ingaggiare, separarsi dagli avversari e devo ammettere che però con questa fase iniziale di corsia sfortunata Nuguri in tutto questo discorso perde un po' di importanza dal setup da come Tarkana tiene sotto visione, Showmaker è lì, Canyon è lì c'è anche Leona, la situazione si sta scaldando e Nuguri purtroppo non ha la priorità per ruotare su questo messaggero Tien deve disinnescare o forse no. O forse no, Kenyon semplicemente si sposta ad upside, controlla un attimo. E non via. solo, NWX sta ruotando, mentre Ghost è immobilizzato in corsia inferiore, questo obbliga i DK a lasciar stare. Hai un Gin mm. con la chiamata alla ribalta che in questo momento sfugge alla tua visione, mentre Miss Fortune era costretta a pulire una grossa ondata che era stata spinta sotto torre. Da parte di una corsia, quella di Gin e Brom, che ok, Brom magari faticherà poi nei teamfight a giocare contro Poppy, ma almeno in corsia sappiamo che è un counter di Leone, quindi è garantito priorità costante. Canyon prende visione profonda, ne approfittano nella rotazione in uscita, ma hanno perso un altro obiettivo. FPX soffrono sul micro, compensano sul macro. E non di poco. Beryl e Canyon che vorrebbero magari aggredire i side, ma AWX e Crisp non si vogliono esporre troppo. Questo. Sembra un po' un setup the dive. Infatti arriva a visione, ma non vede nessuno. Oh, Crisp qua. Credito in apertura. Canyon subito costretto a disingaggiare, però. Porta lo scatto fasico, corre via dopo aver tirato una combo a Crisp. Gli va già bene così, considerato tutto. Li avevano visti entrare grazie ai lumi che affacciavano sul fiume. Questo ha permesso agli FPX comunque di attivare la manovra difensiva per riposizionarsi correttamente. Kan, attenzione, non c'è il barile esplosivo. Uh. Niente da fare per Nuguri. Non ha neanche mana. Mm -hmm. Belli danni, ma Khan quel... Danno lo riandrà a ottenere tramite HP, grazie a rubavita di quello scettro vampirico, anche se lentamente. Per Nuguri, ripristinare mana è davvero difficile. Gragas ormai in topside soffre tanto. Mm -mm. E deve soltanto spammare, non ha neanche l'opportunità di potersi esporre autoattaccando. A meno che non sei sotto la struttura. E guarda sotto struttura Nuguri Khan comunque lo va ad infastidire, lo va ad arrassare. Ed è questa la norma perché Jace, quando prende vantaggio, questo è quello che è in grado di fare. Continua inoltre a premere. Khan sembrava voler resettare. Ma appena trova un'altra ondata che va a schiantare sotto torre ai danni di Nuguri, decide di rimanere lì. Ha ancora abbastanza mana per giocarsela, mentre vedi che Nuguri ogni volta che ha abbastanza mana per il barile rotolante, lo deve mettere giù. Kan decide di utilizzare la velocità d'attacco per danneggiare Nuguri invece che cercare di danneggiare ulteriormente la struttura. Ma adesso immagino sia difficile andare a bloccare quel richiamo. E il teletrasporto permetterà a Nuguri un reset di successo. Kan deve allontanarsi. Perché rischia un trade back e il bounce back poi della wave? Infatti, da parte di Khan, mi immagino che questo trade sia stato concepito attorno all'idea di forzare il teletrasporto in auguri, sfruttare per i prossimi 5 minuti circa. La, la mancanza di questa Summoner Non solo Guarda i lumi di controllo che affacciano la top lane In questo momento Khan era in un corridoio dove vedeva tutto quello che stava succedendo attorno a lui Ne approfittano però gli FPX L'abbiamo detto prima I DK stanno giocando micro Gli FPX stanno giocando macro La pressione sulla mid lane Grazie alla priorità di Reagan nei confronti di TF Si trasforma in un'occasione ghiottissima per il primo messaggero Sono tante placcature che li stanno tenendo in piedi I DK stanno generando oro ovunque Outfarm Pesantissimo Top La passiva di Set Fate Mid in in corsia inferiore, Miss Fortune ha passato un bel po' di tempo da sola, quindi per lei più che di farmacia si parla in esperienza solitaria. E stai compensando tutto questo grazie ad una ottima pressione macroscopica. Uh, quella co di Miss Fortune si iniziano a sentire, un'eclissi quella. Eh sì, infatti mi aspettavo quasi una Yomu da parte sua, invece no, decidi di andare subito per i sustain, la possibilità di potersi curare e anche difendere con un buon scudo, proprio come il Khan ha preso sulla corsia superiore. Non sono. Stanno puntando molto su questa aggressione in early to mid game Aggiungo anche un elemento Comunque i trade contro un campione come Jin Sono sempre dei trade concisi Sono sempre dei trade che hanno dei frangenti temporali Non così distribuiti E quindi avere un oggetto come l'eclissi Che oltre al sustain ti permette anche di avere Scudo e velocità di movimento per il kite back, Ha un gran valore in questo matchup Crisp su Beryl Ma devono stare attenti perché c'è Canyon sul fianco Che vuole recuperare sul drago Spottato ma troppo tardi E la landa è oceanica Oh oh è un drago della nuvola torna ben comodo per il Superman di Damon. Twisted Fate che può portarsi in giro per la mappa più velocemente, più spesso. Count me in. Si, sì, aggiungi comunque all'enorme quantità di sustain che i due team hanno già acquistato. una landa oceanica significa che comunque questa sarà una landa molto combattuta. Qua ci si lancia. Vogliono l'ingaggio, in. Khan rallentato. Il flash già investito per provare a fuggire via. Sta arrivando Doibi. Khan decide, vabbè, a questo punto prendiamoci almeno l'uccisione. E ci riesce Khan ancora una volta. Sangue congelato nelle sue vene, è troppo concentrato sull'obiettivo. Non si riesce a impenzilire questo giocatore, non importa quante cose gli lanci addosso. E questo è pesante, comunque, per i Fan plus Phoenix, perché una kill sui rally è bellissima. Ma il fatto che tu, su un teletrasporto topside, abbia scambiato un 1 per uno, mentre Showmaker va a riprendere pressione mid, riesce a prendersi blaccature per sé. Ed è un attimo libero di fare quello che vuole su questo Twisted Fate che accumula verso il gelo perenne e che quindi avrà delle supreme, ancora più di successo. È pesante. È pesante. A dir poco. Beryl qua che viene intercettato da parte di Crisp, ma è uno scambio di semplici buffetti qua. Rivediamo il replay dell'azione top perché Nuguri ha investito tutto pur di mettere Khan in questa brutta posizione. E Khan si è reso conto che aveva kill potential. Ed è andato giù, è andato giù i peraggressivi. Era l'unico modo per tirare fuori qualcosa. O faceva così, o non otteneva niente. Il flash l'ha investito proprio per garantirsi che il colpo della Q andasse immediatamente a segno. Il poter continuare a rallentare e danneggiare Nuguri è stato fondamentale anche per attivare lo scatto fasico. Destiny Twisted Fate. Nuguri qua, bella uh. spacciata per intercettare Showmaker. Ma l'Everfrost garantisce la kill. Showmaker adesso prenderà insieme ai suoi compagni l'uccisione. Ed è quello che ti dicevo prima. Con lo spostamento di Rayleigh ad upside tu hai lasciato Showmaker libero di farmare il gelo perenne. Il suo prossimo destino sarebbe stato più di impatto? Non ho fatto in tempo a dirla quella frase, quasi, perché il teletrasporto di Showmaker con la Suprema sulla corsia superiore garantisce la kill, garantisce il primo mattone a DK, garantisce tanta pressione di mappa con un Jace che sta impennando verso lo snowball. E Twisted Fate subito si teletrasporta anche bot side, quindi Showmaker non concede nemmeno a Jin l'opportunità di poter. Prendere almeno questa struttura. Mi sforzo. Mi intercetta la sua Suprema. Crisp è bravissimo a parare di faccia con lo scudo. Tutte le ondate della Suprema. Voleva pulire le ondate di minion in fretta e furia per evitare che venisse conquistata la struttura Nulla da fare, ma Phoenix pareggiano almeno su questo Ed è per questo che eravamo felici di vedere Brom e non Alistar Perché Alistar contro Miss Fortune deve andare in profondità Non ha quell'utilissimo scudo che va a counterare i pick da corsia Ne abbiamo parlato prima quando descrivevamo la laning phase Brom è un counter di che cosa i DK hanno proposto Botside. side mm -hmm. Questo ricalca anche le tue aspettative su quello che era il voler gestire in draft i DK Ma di certo non sulla giungla è la corsia inferiore che spesso è tanto pericolosa Beryl e Ghost ti rendi conto che se li lasci un attimo indietro puoi subito andare a gestirli e guarda anche Topside Showmaker non ha un campione che fa tantissimo danno Twisted Fate richiede 3, anche 4 oggetti prima di essere davvero pericoloso Jace è quello più pericoloso in assoluto, e infatti Khan gli è stata proprio data la corsia perfetta. Hanno fatto tutto in modo preciso per permettere a Khan di funzionare. Anche il modo in cui ha cominciato Canyon, sul lato inferiore, poi poi spostarsi topside. Cioè, l'intero piano di gioco in early game dei Damwon era concepito per. Bene, come possiamo dare spazio a Khan per fare il suo lavoro? Va detto che però gli FPX dall'altro lato stanno facendo la stessa identica cosa per Doinbi. Teletrasporti per uccisioni, pressione mid quasi costante, le placcature del messaggero sono andate nelle sue tasche oltre che in quelle di Tien. E aggiungici a questo il fatto che adesso la fase di Sidelane si sta sparpagliando con l'1-2-1, con Crisp che tiene al sicuro di conseguenza il WX e un Irelia libera di farmare e premere in profondità. Abbiamo Irelia contro Jace al momento sulla mappa sì. e il resto dei giocatori sono spettatori oh, non paganti. Qua. Kenyon, molto bravo a isolare Nuguri. Arriva l'Everfrost Showmaker che trova un'altra kill nelle profondità della giungla avversaria. Kenyon è rimasto lì ad aspettare 30 secondi e topside. Nel frattempo, però, che cosa succede? Abbiamo la del messaggero. E qua Doimby sarà libero di ottenere più risorse. Però... Top eterna già presa da parte di Damon. side. è letteralmente Khan contro Doimby. Sì, inoltre penso che inizi a diventare personale nei confronti di Nuguri. È un, hai voluto lasciare questo team? Beh.

perché adesso guarda lo scambio a livello macroscopico, tutte le risorse finite nei tasche di Doinbi. Doinbi ha chiuso il pegno di Sterak con questo push, ma dall'altro lato hanno ucciso ancora una volta Nuguri che adesso è 0-4-1 su questo Gragas a pit upside, sono riusciti a danneggiare del primo terzo la torre dell'inibitore bot side, quindi quella è salute che quella torre non andrà a guadagnare ulteriormente, mentre lo split push del messaggero è stato intercettato da Poppy e quindi Canyon ha giocato due lati di mappa contemporaneamente, nella stessa azione è riuscito a presentarsi bot, è riuscito a presentarsi top, è riuscito a fare la differenza, siamo a 17 minuti e quel Jace ha due oggetti completi. Quella è una mana non è ancora una Muramana, ci vorrà del tempo prima che si trasformi. Fanplas Phoenix, però, che hanno la priorità su questo drago dell'oceano. Arrivati per primi, solo qui saranno sembra, in tranquillità. Non hanno neanche la posizione i Damon per poterlo contestare. È il primo drago della Landa Portante, ne servono altri due prima di arrivare alla situazione pericolosa. Tuttavia stai anche regalando una torre bot lane, uh, damo un, un po' persi qua, si stanno concentrando molto top side ma hanno abbandonato il lato inferiore Questo vede il lato inferiore con Irelia, l'abbiamo detto, se questa è una corsa alle basi, questa è una corsa tra due campioni che sembrano neanche volersi incontrare al momento Continua a pushare in profondità Irelia, continua a pushare in profondità Jace, indipendentemente da chi ci sia lì ad aiutarli È ancora una corsa a due Irelia è abnorme. Irelia ha toccato il suo 220 minion al 18 minuto di partita. E sì, un fate, cercano di chiudere su LWX. Che flash attraverso il muro e si salva. Bravissimo! Corta di pochissimo la carica eroica di Poppy. Non riesce a trovare lo stordimento sul muro, non riescono quindi a trovare la kill. LWX da parte sua, flash purificazione utilizzati ed è salvo. Bene così. Buono assolutamente, su Brema mi pur di ripulire. Andate i in fretta e furia. Tornare in base, resettare. Per lei, vorrà dire probabilmente un oggetto nuovo dalla sua. Guarda la differenza. oro no, sono 400 gold. Continuano a scambiare. E prima stavi sottolineando come fosse una corsa tra Khan e Doinbi. Con la differenza, però, che Khan ha condiviso la torre interna bot con Canyon e la torre interna top con Showmaker. Quello è vero. Uh, se consideriamo lo stato attuale, vediamo Doinby che invece ne sta facendo man bassa tutta per sé. Doinby. L'avevamo descritto prima, la sua è l'Irelia of Tank e infatti guarda lì il suo terzo oggetto è un Orgoglio di Randuin. Quella è un'Irelia che appena chiude quell'Orgoglio di Randuin può entrare in teamfight. C'è tantissima armatura in quell'inventario, la possibilità di ridurre la D degli avversari e quindi far lavorare anche molto peggio la letalità come statistica offensiva per i due carri da danno fisico. È un'Irelia preoccupante, è un'Irelia che lentamente lentamente sta andando oltre una soglia di recuperabilità. Mm. E Nuguri, sarò sincero, non mi sembra neanche triste di essersi tancato di faccia tutte queste tensioni, mentre i Fan plus Phoenix continuano a muovere la loro regina su questa scacchiera. DK si stanno muovendo però più proattivamente, ma questo. È abbastanza facile da spiegare, voglio dire. Hanno Twisted Fate, hanno semi-globalità, hanno una suprema fatta per muovere il team più proattivamente. Quindi non è neanche uno stanno giocando meglio, è che stanno facendo quello che i loro campioni devono fare. Esattamente, con la differenza che i Damwon stanno usando questa, questi movimenti di mappa, questi spostamenti per andare a prendere risorse. Principalmente andando ad abbattere altri campioni. I Fablus Phoenix gestiscono la mappa per prendere obiettivi, che sia i draghi, che sia i messaggeri. È comunque qualcosa che viene fino ad ora gestito da parte di Damwon, ma. Essere a, con quel divario in oro è, è, è strano. Sì, quando, hai 4 sì. kill di quando hai 3 kill di vantaggio dovrebbe essere un pochino più presente. È vero. Dall'altro lato però c'è Irelia che è 240 minion al ventesimo. Altri Le placature interi. che si è preso ha chiuso finalmente con questo recall in random di cui ti parlavo. E per quanti oggetti DK possano aver guadagnato? Al momento Doinbi sta staccando di un oggetto intero l'intera itemizzazione dei DK. E questo è preoccupante per i teamfight Questo porterà i DK a voler ulteriormente evitare Doinbi. problema di questo ragionamento è che Doinbi ormai non ha più nient'altro da prendere se non la base dei DK. Se vuoi lasciare Doinbi libero in side lane, la prossima cosa che Doinbi si mangia sono i tuoi inibitori e poi anche i tuoi pancake. No, non quelli. Li hai lasciati in cucina un attimo e Doinbi viene a mangiarsi anche quelli. Non guri però va bene che sei contento a morire, ma non a questo modo, cioè No, eh, per favore no Anche Tian ah. che si espone così tanto E quasi ci rischia Showmaker pronto con la carta gialla Lo va a immobilizzare Canyon quasi lo tordisce Lo oh. batte contro il muro E arriva il doppio noca. Ghost alla fine di tutto Non può permettersi più nient'altro auto ad attaccare è un rischio Non ne vale la pena Ma è una kill gratis Noguri eh, Noguri ha camminato verso il suo schermo grigio sì, Ha detto sì. per me è arrivato il momento ragazzi Devo andare, il mio popolo mi chiama E niente è andato pro pro Probabilmente la comunicazione di squadra era Ok nel prossimo fight Noguri devi morire Ma ingaggi per noi Oh, ok, ed è andato Nuguri è ancora molto affezionato all'idea che i DK debbano vincere un mondiale grazie a lui probabilmente Vedi, era, que era questo il piano il, Agente, il segreto, Agente segreto Nuguri ragazzi, 007 07-0 più oh, che altro oh, 0, 0. 5, 1 per ora. Mamma mia, no, allora, le morti in lane le capisco. Sei sempre stato aggredito. Dai, vado, picchiato <ride> malamente. Qua ci sei proprio corso in faccia alla morte. Vediamo un attimino: però, l'evoluzione adesso. Gli inventari dei DK perché ancora una volta sono riusciti a prendere risorse, e ancora una volta stanno lasciando Can inside lane verso il suo Serilda. Kana, inoltre ha pochissime stack dal chiudere la Muramana. Ed è quello lo spike che stanno aspettando. Manca un singolo proc, un singolo basic Yeet. e Muramana viene completata. Eccola lì. Adesso abbiamo Sussurro Fatale. Non l'oggetto che vuoi contro un Randwin. Vuoi un intero Serilda? Vuoi quei rallentamenti che sono così importanti? Uri è andato a salutare Beryl, vecchio amico di giochi. Si chiedeva come stesse ed è finita così. Poi però. Uh, Doinbi, ecco, forse la cosa peggiore è che in questo fight, dato che comunque i DK potevano minacciare il reingaggio, Doinbi si è dovuto teletrasportare. Qua cerca di mobilizzarlo. Tian si è stato a correre via. Showmaker uh. che si salva per un soffio dal duetto impeccabile. Teletrasporto qua alle spalle. Hanno informazioni su dove si trova i Nuguri. Non per ora i Damwon Infatti, guarda Showmaker, che subito va a cercare di prendere posizione anche il blue buff. Ma il destino gli ha già regalato tutte le informazioni di in cui ha bisogno. Oh oh, 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 lo snipe dalla distanza! Non ha fatto male. Quello l'abbiamo sentito tutti. Però bisogna stare attenti a questo drago, perché noi stiamo esaltando tanto il DK e il fatto che Nuguri non sia. Con un Gragas con tante risorse. e massa e i fan plus Phoenix adesso riescono a utilizzare lo strapotere di Doinbi per andare a Drago, per andare a Soul Point, questa è una landa molto importante. Quelli Relia con tutta quella tankosità ha oh, stordito, stordito Canyon, Canyon Attenzione all'avanguardia su tre persone. Canyon Ciao. che sbatte via i Relia. Adesso parte l'ingaggio con Miss Fortune, libera di poter usare la sua suprema. Gragas non è riuscito a interrompere il cast da parte di Ghost. Suprema di Gin, però, che sta facendo tantissimi danni su Beryl. Che è il primo a cadere. La risposta però istantanea è un 1 per 1 E adesso è un 2 per, per uno. 3 per uno. Damwon, ormai li stanno distruggendo Canyon. Che è riuscito anche a chiudere il suo avversario. E prendendo il drago adesso abbatteranno anche Irelia Per l'Ace Canyon è irreale. Canyon è letteralmente irreale come giocatore. Quello che ha fatto in questo fight con una poppy. Oh mio dio! Oh mio dio, Canyon. Non. Oh, oh, oh quando, mamma! Quando parliamo di Canyon, è il più forte giocatore di League of Legends a questo mondiale, quando lo fai con Poppy è ancora più inquietante. Far sembrare così meccanica Poppy è inquietante, non... devo ammetterlo. Devo ammetterlo, questo è stato no, grosso parole. da parte sua. e Dwayne Beach ha provato, era lì in mezzo al team nemico, però purtroppo è stato isolato. Un inserimento di Nunguri che cercava di isolare Ghost, ma che alla fine è arrivato solo a dare un'altra kill a Ghost. E. Canyon, mio dio, che cosa non sei! Rivediamo l'azione perché. Beh, guarda, è successo allora, così tanto a schermo! Occhi sul posizionamento di Canyon. Canyon si mette all'interno della tana, viene stordito. Doinbi non può ovviamente scattare in avanti, ma lancia la lama dell'avanguardia. Canyon, la sua prima azione importante è isolare Doinbi dal fight. Quel verdetto del custode significa che la prima parte del combattimento ha visto i DK in vantaggio numerico. Isolando quindi Nuguri con Showmaker che carta gialla alla mano, garantisce quindi la kill a Ghost abbiamo poi Canyon, il flash nel spuglio, l'angolo trovato per lo stordimento, il follow up su LWX che purtroppo non poteva fare niente e ho come l'impressione che LWX Vorrei vedere poi i cooldown nel suo inventario. Aveva allora, la Galeforce. Sì, sì, si Ha provato a utilizzare la Galeforce ed è stato dentro alla presenza ferrea. Aia. Non la scelta più saggia e questo ti è costato caro. Damwon, che adesso sbloccano anche la mappa prendendo la torre esterna in corsia centrale. E ne il fatto qual è? Il fatto che Canyon sia stato al centro dell'attenzione ha permesso a Ghost e Khan di distribuire tanti di quei danni durante questo fight. Che è stato incredibile. È stato impossibile da gestire per i fan plus Phoenix. Tutto quel danno che stava arrivando da tutta quella letalità e penetrazione. Percentuale nel mid game, quindi i tank devono buildare il Divine Sunderer capisco. Anche i tank sono Bruiser? Sì, sì, certo. L'unico <ride> modo per essere un tank valido è essere un Bruiser in questo momento. Fanplas Phoenix, purtroppo è davvero tosta. A difendere i Damon, qua, bello stadimento su Canyon, ma serve a ben poco. Arriva lo stadimento su Tian, subito per isolarlo. Nel frattempo. Cercano di difendere il Dominion Cannone. Guarda la Rastican! Oh. Quanto fa male! Suprema e Leona, bellissima! Vanno a isolare in apertura, quel, Graga, quel, quel Brom. E Gragas tenta disperatamente colpa di esplosivo di prendere tempo. Ma questo è un inibitore che viene abbattuto. Damon ormai in controllo assoluto di questo match. Gold Lead massiccia. Aperto l'inibitore in corsia centrale. Non c'è la rotazione, ma c'è il reset. Perché devo ammettere che almeno il setup delle ondate dei minion non va a favore dei DK per via di manovre macroscopiche degli FPX in pulizia delle corsie ma DK ancora una volta troppo sopra Troppo sopra da, da troppi punti di vista e ok, uno vede eh, quello scorso sulla corsia superiore, ci si rende conto che purtroppo Nunguri abbia fatto veramente un po' da agente segreto nella partita in corso, ma non è questo il fatto, il punto è che i DK stanno giocando meccanicamente meglio dei loro avversari e la draft si sta adesso scontrando con quello che dicevamo prima, i fan plus Phoenix hanno un danno molto situazionale, perché hanno Gin, hanno off anche Relia, hanno una composizione che deve far andare tutto bene per fare il danno che serve a vincere i fight. Spoiler, non sta andando tutto bene, quindi il danno non basta. A vincere schermaglie come quelle che abbiamo visto attorno al drago, adesso ecco. la pressione mid. cerca di isolare. E ci riescono anche a stordire Crisp. Che è costretta a far difensivamente per salvarsi da tutti i tentativi di ingaggio. Can ha appena tolto due terzi di vita. Oh, ok, ok. Can ha appena tolto due terzi di vita. E eh beh, con una Q potenziata. L'inventario parla da solo e i danni possono solo seguire al momento. La pressione mid si trasforma ancora una volta in una serie di successo. Il buff del barone non c'è. Al momento per garantire pressione verso la base, ma comunque la base ormai è a pezzi. E Nuguri, che venta in corsia inferiore e ruota in corsia inferiore per andare a pulire le ondate, non può permettersi altro al momento. Non possiamo ancora ventare. A breve potremo, <ride> ma non possiamo ancora. Si continua adesso sulla profondità di giungla. I DK vanno per la manovra di strozzamento. Hanno una gold lead massiccia vogliono utilizzarla per impedire agli avversari di rientrare in partita. Andando a pulire ogni possibile campo. Il drago sta per arrivare, 40 secondi. Drago che porterà il team che lo conquisterà a Soul Point. E per i Damon poter spezzare in due la mappa è così comodo. Cioè, ti facilita ancora di più l'opera. Hanno già spezzato in due gli FPX, quindi spezzare in due anche la mappa penso che sia una questione di educazione arrivati a questo punto da parte loro. Un macro che adesso diventa figlio del micro. I DK stanno giocando i microscenari con le loro meccaniche così bene che non hanno neanche bisogno di doversi preoccupare delle rotazioni. Canyon in copertura sul fianco. Ma... Ma... la dell'avanguardia è su Beryl, ok lanciarsi in avanti, ma questo mi... mi sembra un pochino troppo. Doi doi mi... 4, ha trovato oh una bella no. apertura, ma in tutto c'è Miss Fortune. Ottimo, utilizzo della sua Suprema, Tian almeno ha preso tempo grazie al cronografo. Viene isolato e ha battuto Toinbi 50 secondi prima del suo ritorno. Twisted Fate pronto qua a cercare di isolare. Trova lo stordimento su Crisp. Che subito con lo stand behind si riposiziona. Vogliono continuare a seguire. Teletrasporto per spostarsi side Vogliono andare a chiuderla addirittura. Ma ancora qualcosa va a Canyon. Vuole fare una cosa soltanto: Eccola! Intercettare il auguri e prende tempo per la sua squadra. Can e Beryl devono fare la stessa identica cosa. Twisted Fate può chiudere questo game da solo. Devi soltanto bloccare i recall. Arriva anche Jace per contribuire. Il danno passerà e i Damon chiudono così con uno schiocco di dita in game, portando il loro match, il loro score contro i Fan Plus Phoenix sul 2 a 0. E lo score complessivo su un 4 0, che purtroppo lascia pochissimo spazio <ride> ai fraintendimenti. Signori, questi DK sono qui per dominare Canyon Gap ancora eh. una volta. Canyon Gap sì, massiccio, sì, sì. non penso neanche che sia una sconfitta della quale i Fan Plus Phoenix hanno troppo da che recriminarsi. Questa è stata una. Partita assurda da parte dei DK. Una delle tante. Ancora una. Vede... E... Scusami, <ride> ma vedere Showmaker che sbadiglia dopo il match. Mi ha ucciso. Vede, era un twisted fate di Uti. Non mi sento neanche di colpevolizzare l'idea di essersi annoiato. Tra l'altro era un twisted fate che doveva veramente cercare di mettere giù una carta e il suo lavoro l'aveva fatto. Attorno a lui c'era un team che stava premendo in maniera ingestibile. Ottima l'idea anche del, uh, del backdoor, se così lo vogliamo definire. Anche perché effettivamente... Se si parla di questioni personali irrisolte, questa da parte dei fan plus Phoenix, dei DK, è stata proprio un, uno smacco personale. C'era Munchable, uh, caster di LPL, che stamattina si è svegliato dicendo «Ah, non vedo l'ora di vedere il 3-0 dei fan plus Phoenix oggi per poi vedere Doinb backdorare i DK nel match di spareggio per il primo posto». Beh, Beh, sono parole che sono invecchiate molto male e non è passato neanche tanto tempo perché potessero farlo. È stata una partita gigante da parte di Canyon. Poppy è un campione che mi sentirei di dire che sta prendendo più piede, ma in realtà è semplicemente stata una performance individuale fuori di testa. Poteva avere davvero qualsiasi altro campione che quando me lo giochi così meccanicamente. La chiusura sui team fight, il fatto che stesse costantemente impedendo agli alleati di Doming di creare follow-up su Dombi. Prendi il fight quello finale. Purtroppo non gli ha permesso di fare nulla. Doing è andato in profondità, l'ha trovata quella profondità. Ma c'era lì Canyon a zonare quattro persone. Il fatto che Khan qua abbia preso anche il flash di Doimbi è stato pesante. Ok, lo scambia la pari, topside con Khan che fa uno per uno. E poi Nuguri Gaming. Non... Davvero non me lo spiego questo istante. Penso che il prossimo obiettivo in questo mondiale non sia più per gli altri team di questo gruppo cercare di vincere contro i DK, ma cercare di uccidere Showmaker. Tra l'altro, non è ancora morto in questo mondiale. E eh, voglio dire, sarebbe il caso di iniziare a cercare una risposta a questi giocatori. Cercare certo. di ucciderli almeno una volta in partita potrebbe essere una risposta? Io, potrebbe esserlo? io riguardando questa azione di Canyon. Uh... Nel come si è come se giocherebbe la... il drago, che voglio dire. Che che fai? Non, non ti prendi... Sei il jungler, devi anche prendere gli Giusto. obiettivi. È import... Quello è molto importante. E il fatto che giochi con la visione a questo modo è stato inquietante. Perché vedi sempre una performance magnifica di C. Ma c'è un momento in cui. Non, non lo so, fa un errore Possiamo recriminargli qualcosa Ti ricordi dopo il primo giorno che dicevo Devo andare a guardare questo match dopo Per vedere se c'è un errore nel primo game Tra FunPlus Phoenix e Damwon Gaming Kia L'unico errore che puoi definire Tra virgolette errore è stato un Oh, Si è affermato il suo richiamo base sì. E poi l'ha fatto comunque sì. per, Sai, per sicurezza Non si sa mai, è rimasto un secondo Va detta una cosa, eh, la fase di andata non è stata chiusa senza morti solo da Showmaker, sono due giocatori in questo mondiale che hanno chiuso la fase di andata senza morti, Showmaker è quello che l'ha fatto con il KDA più alto, Showmaker ha chiuso la fase di andata con un KDA di 35 e Sobrio. 0 morti al carico, ma subito dopo di lui con un KDA di 32 e 0 morti al carico c'è Viper, altro giocatore che stiamo mettendo nell'Olimpo di questo mondiale. Quindi eh, la narrativa di DK contro EDG per vedere la powerhouse di questo mondiale chi sarà, si sta indirizzando sempre di più verso quella direzione. Quelli sono decisamente tanti danni da parte di Jace. Quelli sono, quelli sono proprio tanti danni. Da... Oh quelli... 23.000 oh, no. danni in 30 minuti. <ride> Considerato che contro Gragas, sì, si è scontrato molto spesso. È riuscito a danneggiarlo, tanto visto che è una fase di lane in cui tu arrassi, e l'altro è un campione corpo a corpo. Il campione corpo a corpo è triste. Però, abbiamo visto quel Jace tirare delle Q accelerate che. Non ti, ti, non ti toglievano un po' di vita, ti toglievano un terzo, poi due terzi. Cioè più andava avanti il game, più semplicemente i terzi si sommavano e poi era, un era una vita intera. Un po La così. cosa divertente da vedere del grafico di fine partita è stato il grafico del gold. Perché in quel grafico abbiamo visto i primi 25 minuti di partita con un vantaggio monetario praticamente inesistente dai DK? Perché? Dall'altro lato, i plus Phoenix, dove i DK stavano proponendo nelle azioni individuali, stavano proponendo sulle azioni di mappa. Quando parliamo di micro e macro, che sono concetti che mi rendo conto che non, non sono concetti da solo Q, quindi, comunque, sono concetti che vanno applicati a queste tipologie di scenari che abbiamo visto. Si parla proprio di differenza tra gioco di mappa e gioco individuale, più che micro e macro nella loro totalità. E lì dove i Dammon Kia stavano costruendo attorno a Jace quella fortezza per permettergli di split pushare, i Fan Plus Phoenix mi è piaciuto vedere come stessero tenendo alta l'attenzione, ma soprattutto quanto diverso è stato il gioco di mappa dei Fan Plus Phoenix su Doinbi che ha la possibilità di giocare un carry individuale come Irelia. È una cosa che voglio vedere riproposta. Ma evidentemente i Fan plus Phoenix non avevano voglia di, di, di perdere tempo oggi. Appena hanno trovato uno spiraglio, sono andati a premere, e quello spiraglio è diventato una voragine nel giro di uno schiocco di dita. Il team fighting dei Fan plus Phoenix non è stato all'altezza, ma la draft non gliel'ho neanche permesso così tanto. E se in fase di corsia abbiamo visto quel Gragas. Ok, in grado di ingaggiare quel Brom in grado di counterare Miss Fortune, quando poi hai un'intera composizione basata sullo scattare in avanti contro Poppy e perditi in fight, si materializza quello che abbiamo descritto in draft. Era un rischio draftare quei campioni, è un rischio che li aveva ripagati all'inizio, ma che alla fine li ha puniti. Bravi, bravi di Kay, non, non c'è altro da dire, sono un team enorme. Sì, e il fatto è questo, è che si sono resi conto molto in fretta i Damon all'interno della draft, ok, vogliono giocare attorno ai Relia, e l'hai sottolineato tutte le risorse sono finite in mano a relia. questa era la loro intenzione fin dall'inizio Gragas serviva a perdere spazio Lee Sin serviva a perdere spazio l'intero intento è permettere di funzionare bene questa Irelia cosa prendiamo? controlli pesanti ne sono arrivati a Iosa Poppy è semplicemente stata la ciliegina sulla torta è davvero chapeau Damon. ma sì signore e signori noi ci prendiamo una brevissima pausa e torniamo fra pochissimo per il secondo game di oggi Occidente contro Occidente Nord America contro Europa